SCP-014 deve essere tenuto presso il sito su una sedia con le braccia preferibilmente di fronte alla finestra. Dovrebbe essergli fornita della musica su base regolare, preferibilmente con costanza. Questa musica non deve includere pezzi composti dopo il 1937. Una telecamera di sicurezza deve essere sempre presente nella stanza di SCP-014. SCP-014 è un maschio caucasico che sembra avere circa 30 anni d'età, con capelli neri, occhi castani e un viso quasi rotondo. I documenti indicano che il suo nome è Robert Shedford, confinato nel 1915 presso il manicomio Norwich del Connecticut per pazzia delirante. Affermava che era stato condannato a vivere per sempre e che di conseguenza si stava lentamente trasformando in calcestruzzo. Il manicomio ha chiuso nel 1937 ed i pazienti sono stati trasferiti in strutture diverse. SCP-014 venne all'attenzione della Fondazione SCP nel 1900 tramite alcune voci circa un paziente che sembrava essere del tutto immobile e che non mostrava segni di invecchiamento. Ulteriori indagini hanno determinato che se ne doveva essere garantita l'acquisizione. SCP-014 appare a tutti gli effetti come un uomo normale, ma non sembra invecchiare e non sembra possedere un metabolismo. Non mangia, non beve, non suda, né dimostra in alcun modo funzioni vitali. Respira solo per parlare e, a parte gli occhi e l'apparato vocale, è immobile a tutti gli effetti. Non ha mai mostrato alcun segno di ulcere depressione, nonostante la sua posizione non sia variata per diversi decenni. Neppure i suoi muscoli sembrano atrofizzati. Egli può conversare normalmente, ma mostra poca conoscenza o interesse sin dal momento del suo confinamento. Francamente, se avessi intervistato quell'uomo senza conoscere la sua storia, avrei pensato che fosse un individuo perfettamente sano e regolato, che guarda caso era divenuto tetraplegico. Stando a ciò, devo concludere che lui è la prova definitiva che è la mente a comandare il corpo. Crede di essere calcestruzzo e che vivrà per sempre, e crede abbastanza ad entrambe le cose da fare in modo che sia così. In qualche modo.